Salve. Salve, ci rubiamo un minuto. Ha parlato Falanga, ha risposto. Ha risposto a tutte le domande e compatibilmente con il suo stato molto provato ha comunque fornito le delucidazioni che riguardano lui e che riguardano gli episodi in cui è stato coinvolto. Per adesso non è che posso dire molto di più, anche perché il materiale è enorme da consultare e noi abbiamo avuto anche pochissimo tempo, insomma, abbiamo avuto 24 ore per guardarlo. Rispetto a quelle che sono state le domande del pubblico ministero e del giudice, ha comunque risposto, non si è avvalso della facoltà di non rispondere. Comunque, per esempio, c'è quella foto in cui lui è in mano con i soldi, quella foto che il giudice dice Gomorra e Falanga. Ma no, ma quella foto proviene dai social di 5 anni fa ed era una vincita, un gratta vinci fatta in un bar, per cui non ha nessuna attinenza con quelle che sono le indagini. Lui ha fornito le spiegazioni, ma penso che chiunque vada su Facebook la vede pubblicata dal 2016. Con tanto di commenti. Con tanto di commenti, quindi non so da dove sia venuta fuori questa associazione. E invece sugli abusi, perché è Falanga che dice facciamo sbirro buono, sbirro cattivo. Ma guardi, su questo, e tra i particolari c'è ancora il segreto istruttorio, comunque lui ha fornito queste spiegazioni, queste capirete che non si può condannare una persona sulla base di una battuta. Occorre contestualizzare quello che è l'episodio e quindi sono 300 pagine di ordinanza, 900 pagine di richiesta, 17.000 intercettazioni, per cui non si può adesso fare il commento, il processo sulla base di una affermazione o di una battuta o di una singola intercettazione. Però lui che ruolo quell'episodio lì viene contestato reato di tortura? Ma no, non è collegato a quella battuta, anche perché lui diciamo si è professato, ovviamente non certo lui si è professato estraneo a qualsiasi violenza, a qualsiasi ipotesi di spaccio e quindi non ha assolutamente neanche l'imputazione configura a suo carico un'ipotesi di spaccio. Insomma, lui ha un tenore di vita normalissimo, non ha nessun tipo di, diciamo, di indizio che possa far minimamente pensare che fosse dedito ad un'attività illecita collegata alla droga. Però lui usciva nelle operazioni organizzate da Montella, secondo l'inchiesta ne prendeva parte, quindi lui parla di Montella in questi passaggi. Ma non posso rivelare nulla su questo, ovviamente, e lui ha partecipato a diverse posizioni come altri, perché nella stazione erano pochi, non c'erano tante persone, 5-6 persone che ruotavano intorno alle operazioni, per cui nel momento in cui veniva pianificata un'operazione lui partecipava, ma ripeto, lui si è professato estraneo a qualsiasi ipotesi di violenza, di spaccio. Ma partecipando come faceva Guardate, per fare questo bisognerebbe analizzare ogni singolo episodio, ogni singola circostanza, che non è possibile fare. Quindi, per esempio, nel caso del nigeriano massacrato di botte. No, il nigeriano massacrato di botte, lui non ha negato questo addebito, non risulta assolutamente che sia stato massacrato di botte. Sembra più che altro fosse una spacconata da parte di Montella che abbia rilasciato queste dichiarazioni, ma lui ha negato assolutamente che in sua presenza siano venute queste. C'è la foto col sangue del nigeriano. Ma è caduto per terra. È caduto da solo. Trovate l'inseguimento. Scusate, devo andare. Avvocato, mi scusi, nome e cognome, perdone che non c'ho il caffè. Grazie.